Oh ragazzi, bentornati ad un nuovo episodio del mio corso completo su GarageBand e oggi vorrei presentarvi un mio amico batterista. Anzi, tanti amici batteristi. Oggi parliamo di drummer. Ehi, questo videocorso è gratuito per tutti gli iscritti del canale e per questo sponsorizzato da me stesso. Se vuoi supportare la creazione di questo videocorso, ti prego di iscriverti al canale, lasciare un like e farmi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Ogni giorno per tutto il mese di settembre ci sarà un nuovo episodio qui sul canale alle 14. Però se vuoi sbloccare e scaricare tutti gli episodi assieme, puoi tranquillamente acquistare il corso nel link che ti lascio in descrizione per soli 9,99 euro. Inoltre, sempre in descrizione, ti lascio il link al gruppo Telegram dove potete parlare del corso, scambiarvi idee, farmi sapere i vostri feedback, segnalarmi problemi, tutto quello che volete. C'è un canale dedicato alle offerte audio dove segnalo gli sconti più importanti. Abbiamo avuto microfoni a 16 euro, schede audio a 30 e così via. Un elenco della mia attrezzatura consigliata per il vostro home studio, sempre roba molto economica che potrete trovare sempre in descrizione. Inoltre, per ogni lezione vi lascerò in descrizione il download di tutti i plugin, file audio, file MIDI, risorse utili per il buon procedimento del corso. Fine del messaggio promozionale, vi auguro buona visione. Ok ragazzi, ve lo avevo anticipato già dalle primissime puntate, ma per i pochi che ormai non lo sapessero, GarageBand arriva con una funzione potentissima che si chiama Smart Drummer. Dalla sezione tracce, infatti, sarà possibile cliccare sul tasto più per aggiungere una nuova traccia e cliccare su Crea una traccia Drummer. A quel punto il programma vedete che cambia. Io adesso metto le cuffie e vi spiego bene come funziona. Come vedete, GarageBand ci ha già dato un drummer predefinito. Qui si apre a sinistra una nuova versione della libreria, in una nuova veste, che ci presenta tutti i possibili drummer tra cui possiamo scegliere. Immaginate questa funzione come una schiera di batteristi virtuali, ognuno con la propria personalità, ognuno con il proprio genere, ognuno con la propria musica, il proprio stile, racchiusi nella libreria di GarageBand, pronti a suonare per voi e ad accompagnare i vostri pezzi. Come vedete, intanto qui possiamo scegliere il genere della musica che vogliamo suonare. Facciamo finta che vogliamo un batterista da cantautore, va? Ok, vedete che cambiano i drummer presenti nella nostra schiera. Abbiamo un cantautore funk che si chiama Levis, Levi, ok, cantautore pop Darcy, cantautore sperimentale, roots, anni 60, spazzolato, pop spazzolato e così via per tutti i generi. Da qui, come se fossimo in una vera produzione, possiamo assumere il batterista che più ci interessa. Io voglio provare questo cantautore sperimentale e possiamo anche dirgli che kit di batteria deve suonare. Ok? Possiamo scegliere tra tutti i kit presenti in GarageBand. Se ci fate caso, man mano che io cambio batterista, cambia anche la forma d'onda del loop precaricato. Vedete? Perché ognuno di loro ha il suo stile e il suo modo di suonare. Possiamo dare un ascolto a quello che fa di base questo cantautore sperimentale. Ok, molto figo. Ci piace il groove, ci piace lui, ci piace come suona, lo vogliamo assumere, però non ci convince totalmente. Vogliamo modificare il suo stile. E allora che possiamo fare? Ci spostiamo, vedete, giù, in quello che di norma sarebbe lo smart control, è ancora lo smart control però associato alla batteria, al nostro drummer, e vedete che qui abbiamo dei preset tra cui scegliere, abbiamo un pad che ci permette di dire a questo batterista come deve suonare, se in modo semplice o complesso, o in modo forte o debole, oppure un mix di tutto quanto. Complesso e forte, vedete come cambia la forma d'onda? Abbassiamo un po'. Semplice, giusto due tocchi qua e là.
semplice e forte. Possiamo mescolare la dinamica come più ci piace e ancora, spostandoci verso destra, possiamo decidere quali pezzi della batteria fargli suonare. Per esempio, lui adesso non sta suonando né i tom né i piatti, aggiungiamogli i tom magari. Ok, non mi piace come suona i tom, proviamo ad aggiungergli l'hi-hat, il charleston. Un po' più complesso. Aggiungiamo i tom. Cambiamo sui piatti, facciamogli fare casino. E così via, possiamo giocare quanto vogliamo su questa roba qui. Possiamo aggiungergli anche delle piccole percussioni, come il tamburino, un clap, uno shaker. Possiamo lasciare anche solo lo shaker o il clap. Possiamo dirgli di suonare soltanto cassa e tom. E così via, qui possiamo cambiare magari anche preset di quello che suona. Ok, questo loop mi piace. Qui a destra potete decidere anche quanti stacchi mette nella sua esecuzione. Gli stacchi sarebbero i fill della batteria. Quanto swing, ovvero quanta umanità dà ai suoi colpi. Se aumentate lo swing al massimo, lui darà dei colpi un po' più sciolti, un po' più sconnessi dal resto, per far sembrare la performance più umana. E infine potete decidere se farlo suonare in ottavi o in sedicesimi. Addirittura per la cassa e per il rullante c'è l'opzione Segui, che vi fa selezionare un'altra traccia di quelle che avete già registrato e lui si adatterà e seguirà il feel e il groove di quella traccia. Molto comodo. E questo è solo il nostro cantautore sperimentale. Immaginate quante combinazioni di esecuzioni di batteria potreste ottenere cambiando il batterista, cambiando il preset, cambiandogli il kit, la batteria. Sono praticamente infinite. Questa è una funzione che secondo me è un miracolo che abbiamo gratis in un programma come GarageBand. Ovviamente, come con qualsiasi loop, potete allungare o accorciare la durata del vostro loop, per l'appunto della vostra frase di batteria, o addirittura vedete che qui c'è un più. Potete creare un'altra sezione che sarà identica a quella precedente, ma che però voi potete cambiare per andare, che ne so, a fare una variazione in un pezzo particolare del vostro brano, se volete svuotare l'arrangiamento o riempirlo o far suonare la batteria più forte durante un ritornello. Ragazzi, questo è tutto quello che dovevate sapere sul drummer, anzi sui drummer in GarageBand. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi invito come al solito ad iscrivervi al canale, a lasciare like e a farmi sapere nei commenti cosa ve ne è parso di questa lezione, e noi ci vediamo domani.